Ciao a tutti, popolo del tubo, benvenuti in un altro episodio. Episodio con 3P di Farmer Dynasty. Devo fare colazione, ragazzi. Sto a mangiare, ho fatto colazione. E spronti, pronti per un'altra giornata di lavoro, ragazzi. Oggi dobbiamo fare un po' di cosine, dobbiamo trebbiare il grano. Però prima, vedete tutta st'erba in giro per la nostra proprietà? Ecco, tutta l'erba della mappa può essere tagliata. Quindi, ragazzi, proprio come nella realtà. Con un bel tagliaerba noi possiamo tagliare tutta l'erba e il tagliaerba ce l'abbiamo, come vedete. Intanto fatemi vedere se devo ricostruire qualche cosa, se c'è qualche cosa da ricostruire. Penso che ho costruito tutto, ragazzi, quindi la farm in questo momento è riparata. Io credo che in futuro possiamo costruire nuove cose, però come vedete per il momento ho sistemato il pollaio, ho sistemato i cancelli, vedete il pollaio dentro tutto nuovo, tutto sistemato, mancano soltanto i polletti da mettere dentro, le staccionate di legno tutte fatte, ho fatto una nuova rete come potete vedere, insomma c'è tutto ragazzi, non c'è niente che manchi, quindi la farm è pronta e operativa, ragazzi. Quindi inizieremo veramente con i polletti. La prossima puntata compriamo anche i polletti, e inizieremo a produrre come se non ci fosse un domani. Guardate le stalle che belle, tutte sistemate, tutte messe nuove. Questa è la testata, vabbè, quella lì. Comunque, usiamo il tagliabordi. Qui il tagliaerba, ragazzi, è chiamato tagliabordi, fa un casino assurdo in cuffia. Io non so se in gioco poi sul video verrà il casino. Però qui fa un casino assurdo in cuffia. Ecco fatto, ragazzi. Tagliamo qui, tagliamo qua, tagliamo tutta sterba. Sterbaccia qua si può tagliare sul marciapiede? No, non si può tagliare, vabbè, pazienza. Guardate, ragazzi, che spettacolo! Tutta l'erba della mappa, se voi non la tagliate, più voi non la tagliate, anche l'erba ha gli stadi di crescita. Quindi, più voi non tagliate l'erba, più l'erba cresce alta, ci vengono i fiori, ci vengono le graminacee, e poi ci viene l'allergia e poi starnutiamo e moriamo. Oddio, mi sono sbagliato, raga, l'ho messo. Oddio, scusate, è che devo fare? Ogni tanto sbaglio tasti. Ho visto qualche video su YouTube di questo gioco e ci sarà la possibilità, credo, anche di tagliare legna, se non ho visto male. E quindi poi sicuramente si potranno tagliare anche questi alberi tutti secchi, tutte queste cose brutte. Io però inizierei a tagliare l'erba tutta intorno al pollaio anche, perché appunto voglio far rendere operativo prima di tutti il pollaio. Quindi cominciamo un po' a tagliare qui, a tagliare là, insomma ci vuole raga per tagliare l'erba su tutta la fattoria. Vedete che è della Steel il tagliaerba, è anche di marca, i più svegli avranno notato il marchio Steel sul manico, quindi ragazzi non è una sottomarca, qui abbiamo anche i diritti, voglio dire. Ah, ok, tagliamo, tagliamo. Questo l'abbiamo trovato nel fienile, ragazzi, era del povero nonnetto. E il nonnetto l'ha tenuto bene, devo dire, questo tagliaerba, perché come vedete taglia una piccola dritta per chi ha questo gioco. Praticamente la collision per tagliare l'erba non è, non fate l'errore che ho fatto io, non è sulla punta del tagliaerba. In realtà la collision è sul personaggio, quindi voi per tagliare l'erba, anche se dal video non sembra, dovete andarci sopra coi piedi in pratica, perché se voi mettete solo la punta sull'erba in realtà non taglia una cippa. Questa è una piccola cosa. Oddio che belli i fiorellini! Vabbè, li taglio, non ci piace il romanticismo, è una cosa che noi contadini non abbiamo, non siamo romantici, tagliamo tutto! No, scherzo. Ok, questa è la zona, ragazzi, relax. Qui ci farò dei bei picnic quando avrò moglie, avrò figli. Perché, ragazzi, questo gioco vi permette anche di avere moglie e figli, eh. Io non so se voi avete intenzione di. Avete capito che gioco vi trovate davanti, che effettivamente è bruttino di grafica, ma veramente permette di fare cose veramente divertenti. Quindi non solo avremo i campi e tutto quanto, ma anche mogli e figli, perché ho visto qualche video, e sembra proprio che ci siano mogli e figli. Troppo non voglio vedere, raga, perché non voglio spoilerarmi il gioco, quindi consiglio anche a voi di non guardare troppo, ma seguire i video qua sul canale di Robby Mello, perché sennò ci spoileriamo tutto e non c'è gusto. Mamma mia, ragazzi, quanto ci vuole per tagliare tutta st'erba? Ce ne vuole, eh. Però che vuoi fare? Questo, ragazzi, noi dobbiamo cercare di non farlo diventare un lavoro è ogni volta così grande. Quindi dovremo cercare di tagliare l'erba più spesso, in modo che l'erba è corta corta, piccolina, e ci vuole la metà per tagliarla. Perché qua, ragazzi, è una giungla. Vedete la grafica un po' svaneggia.
ogni tanto i fiori nel cespuglio appaiono, scompaiono, e quindi il che è tutto molto strano. Vabbè, noi comunque non ci facciamo caso, voi ragazzi non avete visto niente, non sapete niente, anzi tra poco ce ne andiamo pure a trebbiare il nostro grano, così non facciamo venire la puntata di 8 ore. Questo ragazzi è un piccolo pacchetto giochi per il mio bambino futuro, il bambino ancora non ce l'ho, però qui ci giocava mio papà da piccolo, no? Perché se questo è il coso del nonno, è la casa del nonno, qui ci deve essere cresciuto il babbo per forza. Quindi ragazzi, io finisco di tagliuzzare qua e là, non tutto ragazzi, adesso vi faccio anche un piccolo taglio a voi del video, e noi ci vediamo tra un po' che andiamo a trebbiare il grano. A frappè! Allora ragazzetti miei, eccoci qua, siamo sulla nostra metitrebbia e iniziamo, prima facciamo la testata del campo. Sentite ragazzi come sto imparando i termini. Ci facciamo questa piccola testata del campo, così, ok, vediamo anche la paglia che butterà, sono curioso di vedere, ma questo gioco, ripeto, graficamente è talmente simile a Farm Expert che sono sicuro anche le cose di paglia, le andane saranno come Farm Expert, ovvero a mucchietti. Se vi ricordate che ha seguito i miei video di Farm Expert, serie che poi ho sospeso perché il gioco a un certo punto diventava ingiocabile, ho fatto anche un video, poi sicuramente ve lo mostrerò perché Farm Expert ho sospeso la serie, anzi lo farò proprio uscire quel video, non si può continuarlo, intitolerò, non si può continuare per i troppi bug, però vedrete che a Farm Expert era così la paglia, era tutta a mucchietti e non ad andane, quindi adesso vedremo, facciamo un'altra testa, un'altra strisciatina. Ci facciamo una strisciatina qua, intanto fra un micro lag e l'altro, non so se lo notate, ma che dobbiamo fare? Il gioco è ottimizzato malino. Però una cosa che ho notato di questo gioco, che mi è piaciuta molto, e faccio i miei complimenti agli sviluppatori, è che praticamente è aggiornato sempre, praticamente quasi ogni giorno esce un aggiornamento. Quindi la cosa è, intanto io mi salvo la partita, ragazzi, è sempre meglio salvarla, non si sa mai. Esce un aggiornamento praticamente quasi ogni giorno. Quindi tutti i bug, cose, vengono comunque quotidianamente sistemati. Come vi dicevo, ecco qua i mucchietti di paglia. Esattamente, ecco, guardate, appaiono e scompaiono. Esattamente come in Farm Expert ci sono i mucchietti di paglia. E vabbè, raga, cioè, del resto non è facile pretendere un videogioco di simulazione di agricoltura che abbia una bella grafica e allo stesso tempo sia innovativo. Non è facile, perché di solito le grandi case, quelle che fanno i giochi belli, 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 puntano sempre ai giochi AAA, puntano agli Sparatutto, puntano ai Tomb Raider, ai Resident Evil, a quei giochi lì. Le case un po' più piccole puntano a questi giochi di simulazione. Io spero che un giorno anche le grandi case punteranno ai giochi di simulazione, perché sono veramente belli, divertenti e il pubblico ormai li ama. Io vedo che c'è una costante crescita nel pubblico per i giochi di simulazione. Secondo me il mondo videoluco, si dice videoluco? Non lo so, però io lo dico, il mondo videoluco sta cambiando. E bisogna che anche le grandi case si adattino a questi giochi. Però finché non accadrà questo, è normale che noi ci troveremo delle case un po' più piccole, un po' indipendenti, che creeranno questi giochi tra mille lag, come state vedendo, tra le grafiche un po' bruttine, che, però ecco, magari escono fuori giochi con idee divertenti come questo. Questo è veramente, questo è un gioco che secondo me avrà molto successo. Lo devono sempre sistemare, ci dovranno sempre lavorare, ma come vi ho già detto lo stanno facendo. Finora la Giants con Farming Simulator è la casa che ha fatto il miglior gioco a livello di grafica, a livello di giocabilità, quindi rimane sempre al primo posto. Però l'aumento della concorrenza, come vedete, non può far altro che bene, perché ecco, inciterà anche la Giants a non dormire sugli allori, ma a produrre sempre cose migliori. Vabbè, basta, ho fatto questa piccola riflessione, mi piacerebbe sapere anche voi che cosa ne pensate di questa cosa. Scrivetemelo sempre nei commenti, questo è un bel dibattito. In questo momento intanto io svuoto la seminatrice, l'ho già svuotata 2 o 3 volte. Andiamo a buttare il grano
dentro al silos, e poi a fine puntata andremo a venderlo. La cacchiata di questo silos, ragazzi, è che ma dove sto andando? Questa è la vasca di letame, mi sono sbagliato. La cosa un po' stronzetta di questo silos è che accetta una coltura per volta, e penso che in futuro dobbiamo ampliare la farm se vogliamo stoccare più cereali. Però per fortuna c'è anche un capanno laggiù che accetta i cereali, quindi finora abbiamo la possibilità di stoccare due colture. Però per il momento dobbiamo fare i soldi e non ci servono due colture da stoccare, ma dobbiamo vendere. Avete visto che grande lag che mi ha fatto? Mamma mia, io raga non ve li taglio i lag, perché voglio che vi accorgiate di che pesantezza comunque grafica. Cioè non è che è pesante graficamente, perché in realtà non richiede niente, richiede un dual core, questo che funziona bene, quindi... E una 7 mi sembra tra i requisiti mini, c'è una 7 qualcosa, una 780, quindi non ha grossi, è che è ottimizzato malino, però speriamo che in futuro esca qualche aggiornamento migliorativo a livello di ottimizzazione. Io dicevo, non ve li taglio i lag, perché voglio uno youtuber che deve far vedere com'è il gioco, vi deve far vedere tutto, anche i lag, perché almeno vi fate un'idea. Se io tagliuzzo tutti i lag, tutte le cose, poi dite, ah, come gira bene sto gioco, e magari lo comprate e rimanete delusi. Però ecco, io, se come me non ve ne frega più di tanto di qualche lag ogni tanto, ma badate al divertimento, è un giochino molto carino. Allora, andiamo a trebbiare anche questa striscettina qua, ricominciamo a trebbiare. Qui ragazzi c'è talmente tanto da fare su questa, oddio, dove vado? Ho calpestato tutto, ho sbagliato, cioè praticamente ho messo il cruise control, però non avevo abbassato la testata, ragazzi. Se non abbassate la testata qui non lo fa in automatico come in farming, qui ve va a 200 all'ora e stavo facendo un danno assurdo. Dicevo, ci sono talmente tante cose da fare in questo bel giochino che io non vi saprò nemmeno dire che cacchio farò la prossima puntata, staremo a vedere. Dobbiamo andare a recuperare uno span di letame, uno span di fertilizzante, l'imballatrice. Molte cose le farò off camera, molte cose ve le farò vedere. Devo riuscire a trovare il giusto compromesso fra quello che farvi vedere e quello che fare off camera, perché sennò la serie qui mi dura 800.000 puntate. Invece insomma bisogna anche saper fare un buon lavoretto per non annoiarvi troppo e nello stesso tempo farvi vedere un po' tutto. Io penso che sia questo l'obiettivo. Nel frattempo, che continuo a trebbiare il campo che ormai è quasi finito, vado a salutare quelli che hanno commentato l'ultima puntata. Grazie a tutti ragazzi, anche a quelli che non hanno commentato ma l'hanno vista, grazie a tutti. Ma io adesso vado a salutare quelli che hanno commentato. Devo ancora rispondervi sul video nel momento in cui sto registrando, poi lo farò ragazzi, non vi preoccupate. Boy Farm che mi dice, ciao Robby, buon Natale, felice anno nuovo, cosa ti porta per buon Natale? Buon Natale anche a te e buon Natale ovviamente anche a tutti gli iscritti. Non so se sarà passato Natale quando uscirà questo video, comunque buone feste. E cosa mi porta Babbo Natale? A me serve poco in realtà, cioè a tutti dovrebbe bastare solo un po' di serenità e un po' di felicità, anche a chi magari apparentemente l'ha persa, e questa è la cosa più importante. Può sembrare banale ragazzi, ma la cosa più importante è veramente stare bene con se stessi. Poi i beni materiali, quelli, se uno sta bene con se stesso neanche ne ha bisogno più di tanto, quindi l'importante è tanta felicità e tanta serenità, che non è mai banale ragazzi. Poi Gennaro Dauria che mi dice, ciao Robby, bel video come sempre, grazie Gennaro. Anche Samuele Vaschetto TV Gaming mi dice, bel video. Pietro Costamagna, molto bello, grazie Pietro. Tanto io qua ho di nuovo riempito tutto, scarichiamo di nuovo. Talisin dice, davvero una bella serie nonostante i bug, questo gioco mi incuriosisce, quando è annunciato la fine del video mi è dispiaciuto, troppo buono Talisin, grazie. Penso anch'io però che questo gioco nonostante i bug è molto curioso, è un gioco curioso, bravo, hai trovato un bel aggettivo. E poi Samuele Zaccheddu mi dice, questo gioco non è molto bello come grafica, però puoi fare cose fantastiche e soprattutto puoi parlare con la gente. Bravo Samuele, è questo lo spirito del gioco, cioè il fatto di aver messo il GDR all'interno, oddio si è bloccato tutto, ok,
un GDR all'interno di un gioco agricolo. Questo è molto carino. Poi mi dice: grazie per i 15 minuti e 11 secondi di sorrisi, sei troppo divertente. E questo, ragazzi, è il più bel regalo di Natale che potete farmi. Cioè, questi sono i commenti che mi rendono veramente felice, perché io, raga, ripeto sempre: a me nessuno mi paga per stare qui, nessuno, cioè non so come i grandi YouTuber che fanno una live e gli arrivano i miliardi di donazioni, io non, cioè, non arrivo a un euro, non guadagno un euro. Scusate ragazzi, mi hanno suonato alla porta, vabbè, ho tagliato, intanto stiamo vendendo il grano. Volevo finire il discorso, dicevo, non guadagno un euro, dalle pubblicità che vedete sul video, in realtà ci saranno quei 90 centesimi al mese, non di più. E quindi non è che faccio questo video a scopo di lucro, perché chi me lo fa fare? Non ci guadagno. Lo faccio, potrei giocare tranquillamente off camera come fate tutti, senza aver bisogno di fare lo YouTuber. Non mi piace nemmeno mettermi lì a editare video, io non lo faccio nemmeno perché mi piace fare video, lo faccio proprio per questo. Perché io credo che la mia missione sia far divertire la gente. Io amo quando la gente mi dice: mi fai divertire, mi diverto, mi piace vederti. Io per questo che faccio i video. Quindi messaggi come questo qui di Samuele sono la miglior ricompensa per il canale. Finché ci saranno, io andrò avanti. Finché c'è gente che mi dice: Robby, mi fai divertire, io andrò sempre avanti. 8.000 euro intanto, ragazzi. A proposito di soldi, peccato che sono finti. 8.000 euretti, ragazzi. Qui abbiamo ancora tante, 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 tante missioni da fare. Io ho venduto tutto il grano, questo era il secondo viaggio. Quindi, ragazzi, andiamo a incontrare Kelvin. Adesso mi vado a incontrare Kelvin. Oppure la vecchia seminatrice, devo recuperare pure la seminatrice. Queste, ragazzi, sono tutte puntate, tutte cose che adesso mi vado a fare off camera, perché comunque c'è poco da vedere. Dobbiamo aggiustare la fattoria di una, arare il campo di un altro. Poi l'aratura ve la faccio vedere quando aro il mio di campo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata con nuovi attrezzi e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, che in descrizione ci sono tutti i miei social e il link è per comprare i giochini scontati su Instagram. Io ragazzi salvo, vi dico che vi voglio bene, alla prossima puntata!